Non riesco a credere che Ash non ce l'abbia fatta. Come abbiamo potuto abbandonarla laggiù? Williams sapeva quali rischi correva. Si è sacrificata per salvarci. Ma perché io e non lei? Non sei stato tu a scegliere, Alenko. L'ho fatto io. E ho scelto te. Ma se avessi fatto il mio dovere, non avresti dovuto prendere quella decisione. Non è stata colpa tua né mia. L'unico che dobbiamo incolpare è Saren. Certo, signore, io... Noi ce la faremo. Comandante, chiedo scusa, ma mi è venuta un'idea. Credo che la sonda recuperata nella base di Saren sia simile a quella che hai trovato su Eden Prime. Forse ha colmato i vuoti nella tua visione. Io potrei aiutarti a ottenere un quadro d'insieme più chiaro. Vuoi unire di nuovo le nostre menti, vero? Ok, fallo. Rilassati, comandante. Abbraccia l'eternità. Che cosa... incredibile. Non avrei mai pensato che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. Mi serve un istante per riprendermi. La visione ha senso per te? Si tratta di un segnale di soccorso. Un messaggio inviato in tutto l'impero Protean. Un avvertimento contro i razziatori, ma un avvertimento giunto troppo tardi. E il condotto? C'erano altre immagini, luoghi, posti che ho già visto nelle mie ricerche. Ma sì, Ilos. Il condotto è su Ilos. Per questo Saren cercava il portale Mu, perché è l'unica via per raggiungere Ilos. Dobbiamo raggiungere Ilos. No, il portale Mu si trova nei sistemi Terminus. Le navi dell'Alleanza non sono viste di buon occhio là, e tantomeno gli spettri. Il condotto è su Ilos. Ecco dove si sta dirigendo Saren. E noi saremo là ad aspettarlo. L'intera flotta di Saren sarà in orbita attorno a Ilos. Non riuscirei mai a scendere sulla superficie senza rinforzi. Devi avvisare il Consiglio. Ci serve una flotta per... Oh. Mi spiace. L'unione è davvero spossante. Credo che farei meglio ad andare in infermeria a stendermi un attimo. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Chagos. Non sarà necessario. Mi serve solo un po' di riposo in un posto tranquillo. Qui abbiamo finito. Puoi andare. Comandante, c'è una boa ricetrasmittente qui vicino. Se vuoi fare rapporto al Consiglio della Cittadella, posso attivare un collegamento. Così potrai avvisarli della Sovereign. Apri la connessione, Joker. Devono saperlo. Stabilisco il contatto. Comandante Shepard, sono lieta di vedere che la sua missione su Virmair abbia avuto successo. Saren è già abbastanza pericoloso senza un esercito di Krogan al suo servizio. I Krogan avrebbero servito la Sovereign, un razziatore. Sì, abbiamo letto il suo rapporto. La Sovereign, una macchina senziente, una vera intelligenza artificiale. Una notizia piuttosto allarmante, se risultasse vera. La Sovereign è un razziatore. Saren stesso lo ha ammesso. Si sta prendendo gioco di lei, Shepard. Saren ha ancora dei contatti sulla cittadella. Probabilmente ha visto i suoi primi rapporti, quelli che parlavano della sua visione. E dei razziatori. La cosa è possibile. Saren sta usando false informazioni per metterla fuori strada. I nostri servizi segreti non hanno trovato alcun dato a conferma di questa ipotesi. Prima o poi dovrà fidarsi di qualcosa che dirò, consigliere. Provi a vedere le cose dalla nostra prospettiva, comandante. Saren è una minaccia riconoscibile. Per quanto ne sappiamo, invece, i razziatori esistono soltanto nelle sue visioni. Le nostre decisioni hanno effetto su miliardi di vite. Non possiamo agire in base alle accuse di un singolo, anche se si tratta di uno spettro. Non senza prove inconfutabili. Il Consiglio non può agire in forma ufficiale. Per questo abbiamo creato gli spettri. Lei ha l'autorità di agire come più ritiene opportuno. Se crede davvero che la vera minaccia sia la Sovereign, faccia tutto ciò che è necessario per fermarla. E per fermare Saren. Buona fortuna, comandante. Da noi tutti.
Comandante, immagino che laggiù sia stato un inferno. Scegliere tra Alenco e Williams deve essere stato... Scusa, signore, io non so se ci sarei riuscito. In questi casi si è costretti a prendere una decisione. Spero di non trovarmi mai più in una situazione del genere. Non voglio certo biasimarti, comandante. È solo che... beh, non è facile. Saren è ancora là fuori, Joker. Non mollare, abbiamo bisogno di te. Tranquillo, non ti deluderò. Voglio esserci anch'io quando darai una lezione a quel figlio di puttana. Comandante, sei qui per sincerarti delle mie condizioni. Ora hai un aspetto migliore. Come ti senti? La dottoressa Chakwas dice che starò bene. Sono colpita dal suo livello di conoscenza della fisiologia di noi Asari. Sei in buone mani. La dottoressa Chakwas sa quello che fa. Stavo pensando a Saren. Sai, ora provo anche un po' di dispiacere per lui. I razziatori lo hanno ridotto alla schiavitù e lui non se ne rende conto. È intrappolato dentro la sua mente. Una parte di lui si rende conto che la Sovereign lo sta lentamente assorbendo, ma non può opporre resistenza. Mi chiedo come abbia fatto a cadere nella trappola della Sovereign. Credeva di riuscire in qualche modo a impedire il ritorno dei razziatori, oppure è stato semplicemente spinto dalla sete di potere. Quali siano state le ragioni di Saren ormai non contano più. Dobbiamo fermarlo. Sì, immagino che tu abbia ragione. Può anche essere una vittima della Sovereign, ma è anche una minaccia per ogni forma di vita. Non passiamo tutto il tempo a parlare di Saren. Già è pesante inseguirlo per tutta la galassia. Mi piace parlare con te, Eliara, a prescindere dall'argomento. Allora parliamo di te. Stai bene? Non riesco a dormire bene, le visioni mi svegliano. Vorrei poter far qualcosa per aiutarti. Devi essere in piena forma, comandante. L'equipaggio conta sulla tua guida e questo è un fardello pesante. Posso sopportare la responsabilità del comando, ma se non fermo Saren, l'intera galassia sarà annientata. Mi spiace, comandante. L'ultima cosa che ti serve è qualcuno che ti ricorda di continuo quanto sia pesante la situazione. C'è qualcos'altro di cui vorresti parlare? Ora devo andare. Arrivederci, comandante. Hai bisogno di qualcosa, comandante? Volevo sapere come stai affrontando la morte di Ash. Cerco di pensarci il meno possibile. Scusa per quello che ho detto. Era l'eccitazione. Capisco. Neanche a me piace perdere degli amici. Sono in servizio da anni, ma non avevo mai perso un soldato sotto il mio comando. Non in combattimento, almeno. Scusa la domanda, ma tu come hai fatto a dimenticare tutti quei morti di Elysium? La loro vita era nelle mie mani. Ma ho fallito. Ho giurato che non sarebbe successo mai più. E lo stesso discorso vale adesso. Cercherò di migliorarmi per onorare la memoria di Ash. Sì, dovremmo farlo tutti. Grazie per il consiglio, signore. Volevo solo sapere che aria tira nell'equipaggio. La tua opinione? Siamo con te. Ti assicuro che faremo tutti il nostro dovere. Qual è la tua opinione sull'ultima missione? La mia opinione? Accidenti, non saprei. Stiamo combattendo contro macchine giganti millenarie. Dovrei temerle, oppure fuggire terrorizzato. Sono così antiche, così intelligenti. Sì, sono molto antiche, ma lo erano anche i Turian, e li abbiamo presi a calci nel culo. Ma credo che questa volta un calcio non basterà, comandante. Parleremo in un altro momento, tenente. Comandante.
Comandante, volevo ringraziarti. Per cosa, Garrus? Per tutto. Per avermi preso con te, per avermi fatto entrare nella tua squadra. Ho imparato molte cose. Ho pensato molto a quello che hai detto, a proposito del sacrificare degli innocenti per raggiungere l'obiettivo. E di come dobbiamo trovare la soluzione migliore, non la più rapida. E ho riflettuto molto anche sul dottor Saleon. Mi ero convinto che meritasse di morire. Ma poi ho iniziato a chiedermi perché lo volessi morto. Ho capito che non era per ciò che aveva fatto a quelle persone. Certo, anche per quello. Ma il motivo principale era perché era riuscito a sfuggirmi. È fuggito. E io ho fallito. E questo non potevo tollerarlo. È diventata una questione personale. Le parole non valgono niente se non sono supportate dai fatti, Garrus. Che cosa hai intenzione di fare a riguardo? Beh, tornerò all'SSC. Credo che abbiano bisogno di me. E mi ripresenterò per diventare uno spettro. Ma questa volta farò le cose per bene. Non voglio più compromettermi. Se le persone che ho giurato di proteggere non possono fidarsi di me, beh, allora non merito di essere io a proteggerle. Sono felice di sentirtelo dire. Tieni a mente queste cose quando troveremo Saren. Non preoccuparti, comandante. Comandante, la situazione su Wiermeier è stata parecchio incandescente. Hai fatto ciò che andava fatto. Rispetto la tua decisione. Apprezzo quello che hai fatto, Vrex. Non lo dimenticherò. Fai in modo che ne sia valsa la pena. Saren deve pagare per quello che ha fatto. Lo prenderemo presto. E allora dovrà rispondere dei suoi crimini. Dovrà fare ben altro che risponderne se avrò la possibilità di dire la mia. Alla prossima, Vrex. Shepard. Lavorare con te è stato un onore, comandante Shepard. Nonostante le perdite, la missione è stata un successo. Il capo Williams sarà giustamente onorata dai miei superiori. Il suo sacrificio farà sì che la mia gente guardi gli umani con grande rispetto. Ash era un ottimo soldato. Sapeva quali erano i rischi, ma ha fatto ciò che andava fatto. Certo. Questa è una realtà che ogni soldato conosce bene. Comandante, sappi che io e i miei uomini non dimenticheremo quello che hai fatto. Sbarcheremo dalla nave non appena farai scalo da qualche parte. Ti sono grato, comandante. In molti avrebbero abbandonato la nostra squadra. Il capitano considera la missione un successo. Io mi limito a rispettare il suo giudizio. Felice di averti aiutato. Buona fortuna, comandante Shepard. Ehi, Shepard, hai bisogno di qualcosa? Ora devo andare. Ci vediamo più tardi.